L'Italia gode sicuramente di una grande concentrazione di patrimonio culturale, anche riferita agli standard internazionali. Il punto è che la capacità di trasformarlo in un'opportunità di crescita economica e sociale dipende in gran parte dai comportamenti, cioè da quanto noi come società e come economia riusciamo ad attribuire a questo patrimonio valore. Questo non ha solo a che fare con lo sfruttamento turistico, come a volte si crede, ma sempre di più con tutte le grandi opportunità offerte dalle nuove piattaforme di produzione di contenuti digitali. In Italia il problema ha a che fare con il fatto che il patrimonio culturale è oggi legato a dei circuiti un po' obsoleti dal punto di vista del meccanismo di produzione di valore economico, che appunto legano unicamente il patrimonio a un turismo peraltro molto tradizionale. Per attirare investimenti importanti, soprattutto dai paesi emergenti, che hanno un grande bisogno di trovare partner che gli trasferiscono una cultura del patrimonio e anche della gestione del patrimonio, dobbiamo lavorare molto di più sul legame tra patrimonio e innovazione. Dobbiamo pensare che nel giro di 20 anni gli stessi turisti si aspetteranno un'esperienza del patrimonio completamente diversa dal guardare un oggetto con una targhetta sotto, e se adesso noi cominciamo a investire nel modo giusto, saremo ancora in condizione di prendere quest'onda, ma sicuramente è arrivato il tempo di farlo. Posti di lavoro in realtà in questo settore si possono senz'altro creare nel momento in cui siamo appunto in grado di attrarre significativamente investimenti e soprattutto di creare impresa. Questo non ha tanto a che fare con appunto il sistema della conservazione e persino quello della valorizzazione nella misura in cui parliamo di un circuito pubblico, perché i musei non fanno profitti, non sono nati per fare profitti e non sono in grado di farlo neanche quando sono gestiti ottimamente. Però quello che possiamo fare è creare delle filiere importanti di produzione di posti di lavoro.